Ciao a tutti ragazzi, qui è il Walla che vi parla e benvenuti in questo terzo episodio. Allora, io direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito l'esplorazione. Dato che avevo in mente di esplorare un po' il territorio qui, dato che negli scorsi episodi non ho fatto altro che cercare cibo e rintanarmi. Allora, vediamo che cosa abbiamo qua giù. Io sarei molto contento se riuscirei a trovare un villaggio in modo da saccheggiarlo un po'. Però stiamo a vedere cosa troviamo. Acqua. Una pecora. Una bianca. Marrone. Quella marrone deve morire. Muori. Un po' di esperienza. Ora, ricordiamoci che sto procedendo sempre a dritto, non vorrei perdere la via di casa. Anzi, mettiamo una torcia come punto di riferimento. Faccio del carbone, ne ho bisogno. Carbone, perfetto. Là. Allora, usiamo questa pietra per tornare. Ah no, ce n'è ancora. Che cazzo faccio? Con la zappa scavo. Ah, ce n'è parecchio. Ancora. Io, boh. Finito. È infinito. Ecco, finito. Allora, torniamo sopra. Ancora, perfetto. Buono, buono, buono. Ancora. Allora, ero più contento se trovavo del ferro, però. O del diamante. Ancora, buono, buono, buono. Questo mi farà comodo per farmi un bel po' di torce e poi iniziare a esplorare qualche grotta. Anche se dico già subito che mi cagherò addosso un casino di trovare qualche creeper o qualche rompicoglioni. Dato che qui se muoio la serie finisce. Insomma, finire a 3 o 4 episodi è un po' una figura di merda. Allora, io sono venuto da qua. Dovrei andare un altro po' avanti. Facciamo di qua, non facciamo cazzate. Passiamo. Da questa parte, quelle povere pecore le lascio in vita. Tanto della lana per ora non me ne faccio di niente. Un po' di semi. Altro carbone. Qua niente. Saliamo. Penso che mi sto iniziando a allontanare troppo. Vabbè, chi se ne frega. Oh, qua cosa c'è? Il deserto. Delle zucche. No, prendiamole, dai.
Maledetto lag di merda. Oh, qua delle mucche, dei maiali. Speriamo di prendere un po' di bene. Detto lag. Buono. Fermo. Vaffanculo, niente. Fermo. Attacco alle spalle. Là. Fermo. Dai, fermo. Niente. Mucca. Mucca. Pezzo di carne. Mucche, qualche altra mucca? No, solo maiali. Fermo. Fermo. Uccidere. Non andare laggiù. Qua, qua, qua. Possibile non riesco a trovare. Oh cazzo. Oh cazzo. Stammi lontano. Oh cazzo. Oh merda. Chi se ne frega delle torce? Io qua in queste condizioni non c'entro. Col cazzo che ci vado con questa spada di merda. Ammazzo questa mucca e me ne torno indietro. Allora. Io sono venuto da questa parte. Direi per ora di tornare indietro. Che ore sono? Insomma, non rimane proprio moltissimo tempo. Allora, questo terreno fa veramente cagare. Ho sentito il rumore di un ragno. Vattene. Non so perché sta laggando un casino. Bene, allora, qui dovrei vedere la mia torcia. Dovrebbe essere da queste parti, eccola. Me la riprendo. Tutta dritta. Bene. Tuffo. Salto. Beh, allora, da quella parte ho visto che c'è una specie di deserto, quindi non penso ci sia un villaggio. Quindi ormai è troppo tardi, ma la prossima volta penso che andrò a esplorare la parte opposta della mia casa, anche per trovare almeno un terreno per costruire una casa decente, dato che questa è veramente da barboni. Bene. Muoviti. No, direi anche di ampliare un po' il campo in modo da piantare un altro po' di grano. È sempre comodo. Allora. Facciamo una cosa del genere. Facendo questi campi che non hanno veramente senso fatti in questo modo, però chi se ne frega. Una cosa provvisoria. Allora. Grano è cresciuto una sega.
Vabbè, crescerà. Bene, qui sta iniziando a fare un po' buio. Tramonto. Metto una torcia. Bene, allora. Direi di farmi un'armatura o qualcosa con la pelle delle mucche che ho preso. Allora. Quante. Perfetto. Mi faccio una tunica di cuoio. Che nome. Me la indosso subito. Va. Sembro veramente un barbone, ma va bene così. Andiamo col poco tempo che è rimasto. No, no, è meglio non addentrarsi troppo, anche perché una spada merdosissima e basta. E una tunica di cuoio. Niente, me ne vado a dormire e ci vediamo il prossimo episodio. Vaffanculo. Ciao ciao!